Buonasera e benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa fatto da Eurospin. Allora andiamo con i prodotti, prima quelli congelati perché li dobbiamo mettere via. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, minestrone, 16 verdure surgelate, coltivate in Italia. Buono, minestrone. Poi abbiamo i miei preferiti, cavolfiori a rosette, io le adoro. Cavolfiore è una delle mie verdure preferite e appresso gli vanno i broccoli, anche questo adoro. Non saprei dire quale mi piace di più, se i cavolfiori o i broccoli. A Marco non piacciono nessuno dei due. Ecco. Poi abbiamo dei funghi champignon che io metto praticamente dappertutto, sono anche questi i miei preferiti. Di congelato non c'è più niente. Basta. Poi abbiamo, qua mi sono presa questa quinoa rossa al sapore dell'orto. Boh, proviamo, la proviamo, la proverò. Fast and fresco, speriamo che le buono. Questa qui va in frigorifero, grazie Marcolino. Poi abbiamo, questo se l'è preso Marco, amo essere biologico, e praticamente sono le gallette ai 5 cereali che lui si sgranocchia dopo che hai finito di pranzare, praticamente, sì. Come dolcetto. Ma anche a metà mattina a volte ne mangio un paio. Marco, se deve tenere. Non è di riso, è 5 cereali, pensavano a quelle di riso. Allora hai sbagliato a prenderle. Vabbè, si mangia anche questo. Vabbè, amore, tanto quello che non ti ammazza ti ingrassa, lo sappiamo. No, tranne che a te, ovviamente. Poi, sempre per Marco, l'insalata di tonno messicana. Io gli faccio la pasta e poi la condisco con questa insalata di tonno messicana. Lui piace tanto, è vero, amore? Sì. Idem con patate mediterranea, insalata di tonno mediterranea, anche questa la stessa, lo stesso discorso, gli faccio la pasta e poi gliela condisco con questa. Qual è la tua preferita, la messicana o mediterranea? Messicana. Perché messicana, è piccante, certo. Poi abbiamo dell'affettato, qui vedo dell'affettato, perché voi non lo sapete, ma noi ogni tanto facciamo la serata panino. E poi ci servono anche per la pizza, ovviamente. Allora, la serata panino che cos'è? Ti prendi il pane e te lo farcisci come vuoi, ecco. Esatto. Questa è spianata piccante calabrese, beh, ormai la conoscete perché la vedete praticamente in ogni svuota la spesa fatta all'Eurospin, perché Marco adora. Questi due vanno sotto la giumone. Poi, io invece vado matta per il salame Milano. Ogni tanto ci vuole, dai, che cavolo, ascolta, salame Milano e poi ho preso anche salame ungherese, che è il mio preferito in assoluto, adoro, intanto nel frattempo è arrivato Lego, adoro il salame Milano, ma non mi è tagliato fino, io lo adoro, anche Lego, amore. Poi abbiamo del prosciutto cotto, alta qualità, adoro, della mortazza, mi sono presa anche la mortazza, il mortè, no vabbè, dai, che panino deve uscire qua. E poi un altro prosciutto cotto alta qualità. E qua si sono gli affettati. Ah no, per finire, sempre gli affettati, se così vogliamo chiamarli, ho preso lo speck a sticca, perché io ci faccio la carbonara, ragazzi. So che le romane mi diranno, oddio, no, cosa fai? Ragazzi, a me piace quello speck. Con lo speck, ascolta, mi piace lo speck e ne ho presi due perché tanto in tanto lo uso anche magari per qualcos'altro. Passiamo ai formaggi. Abbiamo questo, se l'ho preso, ma se l'è preso Marco, sì. Questo si è preso la cacciotta dolce di pecora. Marco va matto per il formaggio come la madre. Anche sua mamma andava matta per i formaggi di tutti i tipi, di tutte le specie. Lui ha ripreso dalla mamma. Poi abbiamo, questo si è preso Marco, poi io mi sono presa, sì, che poi mangiamo tutte e due, scamorza affumicata, le fettine, io adoro, la scamorza mi piace tantissimo, poi questa dell'Eurospin io la trovo veramente, veramente buona, l'ho presa anche dolce, sia affumicata che dolce, ma questa tante volte la metto anche nelle polpette, sai che è buona, te dico.
Ah, sempre parlando di scamorza, ho preso i bocconcini di scamorza affumicata, perché magari le fette, sai, questa qui invece ti fai un, che ne so, una periscamorza e ci sta, o no amore? Poi ho trovato per la prima volta il latticino fresco spalmabile alle erbe, sai che io lo prendo spesso, sai, oddio, chi ha visto gli altri svuota la spesa vede sempre che io prendo lo spalmabile alle erbe, questa volta ho preso questo perché non l'avevo mai visto e ne ho presi due, proviamo, intanto i gatti vanno a destra e a sinistra, ma mi sembra anche che è giusto. Poi abbiamo preso del grana padano DOP grattugiato, riserva 20 mesi, buonissimo, ne ho presi due, se non sbaglio me lo allunghi amore, quello là dietro, ne ho presi due, stessi uguali, e poi grana padano DOP grattugiato della Pascoli Italiani, mentre questo era, questo è grana padano riserva 20 mesi, questo è grana padano, ecco, buonissimo ragazzi, il grattugiato va dappertutto. Poi erbe aromatiche, erbe a cipolline in foglie. Questa praticamente la uso come spezia anche nelle polpette, ma mi viene in mente solo le polpette, però io nelle polpette ci metto gli aromi. Poi abbiamo, queste me le sono prese per me, amo essere biologico, mini gallette di mais, io le trovo molto molto buone, molto sfiziose, queste dell'Eurospin, e gli vanno appresso anche questi, amo essere biologico, mini gallette, mais e legumi, mentre questi sono solo mais, di mais, qua ci sono anche dentro i legumi, io le ho provate tutte e due, mi piacciono tutte e due. Poi mozzarelle, eccole qua, mozzarella, un pacco da, credo ce ne siano tre dentro all'interno, ah no, 4 ce ne sono, guarda qua, 4 per 125 grammi, e le congelerò perché tutte non le mangiamo insieme. Poi abbiamo, che adesso arrivo anche lì alle uova, arrivo anche lì ai sughi, ho preso le uova fresche 12, servono sempre le uova ovviamente. Ah, qui abbiamo un dentifricio White and Fresh Complete Action, anticarie, antifresco, alito fresco e antitartaro, chi più ne ha più ne metta. Poi abbiamo del sugo alla matriciana, della, questa marca a me piace tantissimo ragazzi, io non so se l'avete provata questa marca, ma io la trovo squisita, è della Delizie Sole, sì. Questa è la salsiccia, che ogni tanto ci faccio la pasta per Marco da portare al lavoro. La matriciana se voglio fare una cosa veloce. E questa qui che l'ho presa per fare la pizza. Io adoro ragazzi. Allora di solito prendo quella del Lipe col basilico già dentro. Però anche questa mi piace tantissimo. Non ha il basilico all'interno, però glielo vado a mettere poi io. Sì, io metto il basilico nella salsa di pomodoro sulla pizza insomma. Adoro questa marca, mi piace veramente tanto, per dica la verità. Amore, questi vanno là sotto, se ci stanno. Poi abbiamo questo, ogni tanto mi faccio le fette integrali con la marmellata, filone a fette con farina di segale, questo mi piace tanto a me. E invece Marco preferisce, aiuto, invece Marcolino preferisce il pan bauletto integrale tremolini, e lui preferisce questa integrale, lui di solito se ne fa due perché comunque la fetta è più piccolina di questa, vedi che è più piccola. Poi per finire, abbiamo quasi finito ragazzi, gli yogurt di Marcolino, questo si è preso, allora melograno e semi di soia, gli è piaciuto tantissimo. Poi la fragola di questa, sempre della Land, gli piace molto questa marca qua. Un'altra fragola, ha preso 4 fragole e 2 melograno e semi di chia.
perché vanno come il pane, vero? E poi, sempre della Land, ha preso il lampone, lui va matto per i frutti di bosco, per i frutti rossi, lampone ancora, e abbiamo ancora dell'altro lampone, poi qui abbiamo mirtillo, un altro mirtillo, e un altro mirtillo ancora. Come potete vedere, frutti di bosco praticamente. Niente ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia stato utile. Spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia, scampanellate e alla prossima, ciao!